Siamo in collegamento con l'architetto Italia Tucci Nardi. Salve, grazie per essere qui con noi, ben trovata. Allora, siamo qui a Televoto per presentare nel nostro telegiornale un'iniziativa veramente singolare, il presepe volante a Minturno in provincia di Latina. Lei ha avuto questa idea e l'ha curato personalmente. Ci spieghi nei dettagli in cosa consiste? Sì, l'anno scorso durante la messa di Natale, mentre cantavo nel coro, ho avuto quest'idea. Ho detto: ma ci pensi a fare un presepe sotto la navata? La capriata lo permetteva, l'unico problema era che c'è un'altezza di 15 metri e la chiesa ha un'apertura molto piccola. Allora ho pensato, ho iniziato a fare i bozzetti. E un giorno ho trovato un ragno elettrico che riesce a entrare anche nelle piccole aperture e quindi abbiamo provato e ho realizzato questi bozzetti in acrilico e li ho stampati grandi, a grandezza naturale. Li abbiamo poggiati sotto la navata e involontariamente, tra virgolette, questa bellezza particolare. E molte persone sono venute a visitarla, hanno scritto anche degli articoli e oggi siamo riusciti anche a raggiungere Televomero e quindi penso che sia una bella iniziativa. La particolarità, cioè quello che io volevo realizzare, penso di esserci riuscita. In che senso? Lo stupore dei bambini quando lo vedono e anche degli adulti. Questo Infatti, è il insomma, presepe è molto volante suggestivo. di Stiamo Minturno. vedendo il filmato, è molto suggestivo. La chiesa e l'Annunziata a Minturno, veramente possiamo definirla una vera e propria opera d'arte. Tra l'altro, insomma, anche molto grandi pastori. Insomma, come, è riuscita a realizzare poi tutto quanto? Allora, ci ho messo 2 mesi per realizzarli. Sono tutti fatti a mano e tutti originali, non esistono copie. Mi sono ispirata da Emanuele Luzzati, un grande scenografo che oggi non c'è più, e era un illustratore di libri per bambini. E ringrazio il parroco che ha accettato questa proposta e l'amministrazione comunale di Minturno che mi ha dato il sì alla realizzazione. Era Insomma, un impegno. c'è bisogno anche nel celebrare il Natale di idee innovative, insomma, bisogna colpire sempre l'animo degli adulti e dei bambini. In questo caso credo che lei ci sia realmente riuscita, l'opera è possibile vederla, l'installazione, fino al 6 gennaio? Sì, fino al 6 gennaio, ogni sera dalle 16 alle 20 è aperta la chiesa. E poi oltre alle immagini c'è anche un'atmosfera particolare che l'abbiamo creata con la musica, c'è la Ninna Nanna di Brahms come sottofondo, le persone vengono, si siedono e pregano, si trovano in questa atmosfera particolare. Allora, Qualcuno l'ha definita onirica. insomma, è un'atmosfera da vivere, quindi invitiamo i nostri telespettatori a recarsi a Minturno, in provincia di Latina, alla chiesa dell'Annunziata per vedere questo presepe sospeso. Noi vi invitiamo qui a Minturno, e la città è molto accogliente, anche i minturnesi, e vi ringrazio ancora per aver avuto questo pensiero a far visitare così virtualmente in televisione il presepe volante di Minturno. Sicuramente i nostri telespettatori verranno a visitarlo anche personalmente dopo aver visto queste immagini davvero suggestive. Grazie architetto, arrivederci, buon Grazie, un lavoro. bacio e tanti auguri di buon Natale a tutti. Buon Natale anche a lei, arrivederci.